Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi voglio far vedere quello che ho acquistato io da Lidl per la settimana di Halloween. Io sono super gasata perché poi oggi mi continuano ad arrivare, mi finiscono di arrivare le cose che ho preso per la giornata di Halloween, quindi sono super gasata anch'io. Vi faccio vedere subito quello che ho preso. Tanto sarà un video molto molto breve perché non è che vi dico chissà che cosa, cioè ve li faccio solo vedere e basta. Allora, a random ho preso ovviamente i cookies, quelli con gli Smarties, questi qui, che ovviamente io non mangerò. No, non è vero. Cioè, diciamo che me li sono tenuti per il mio, diciamo, pasto libero, tra virgolette. Poi abbiamo preso la pasta. Questa qui, dove ci sono le zucche, i ragnetti, i fantasmini. Questa l'ha voluta prendere mio figlio tantissimo e lui praticamente già da oggi mi ha detto: "Mamma, dobbiamo fare sempre questa pasta". Poi ho preso le patatine, ho preso tutte e tre le tipologie, poi ovviamente si vedrà quelle che mangeremo. Allora, questa è la versione classica salata, la versione proprio classicissima. Poi ho preso queste che sono al formaggio e le ho prese maggiormente per mio figlio perché lui è un amante delle patatine al formaggio, e queste che sono alla cipolla, diciamo, e queste sono è amante mia figlia. Quindi ognuno c'ha le sue, mettiamola così. Poi un reduce della settimana americana, lo sciroppo d'acero. Poi ho preso questi biscottini qui, sempre di Halloween, con le formine, queste qua, delle zucche, eccetera. E questi sono praticamente dei biscotti mezzi pasta frolla e mezzi al cioccolato. Ne ho prese due confezioni. Poi ho preso ovviamente i cioccolatini a occhietti e a zucchette, che metterò adesso nella zucchetta che sta sul tavolino. Poi alla cassa ho trovato anche questi, che è un mix di praline con forme autunnali, tipo c'è la noce, il fungo, gli animaletti, c'era anche la ghianda. Vabbè, comunque ho preso questi. E poi, sempre tema Halloween, ho preso questi che sono dei cioccolatini classicissimi, classicissimi al cioccolato al latte, diciamo. Questi qui. L'altra pasta, gli altri cookies, gli altri biscotti, cioè vedete è tutto doppio. Ecco. Poi ho preso questi che sono tre Leccalecca al cioccolato, cioccolato bianco il teschio, cioccolato fondente il pipistrello, che secondo me è quello più bello, e la zucca, anche questa al cioccolato al latte, ma è arancione. Poi altri fantasmini. Altri cioccolatini a occhietti, questa volta tutti diversi, vedete? Tutti con i colori diversi. Anche questi due, anzi tre. Poi, fatemi vedere se c'è qualcos'altro. No, ok, questo è l'ultimo. Praticamente ho voluto prendere sempre come quelli lì di prima, mix autunnale, questa volta solamente le zucchette. Cioè, sono bellissime. Io avrei preso solo queste, però poi ho pensato anche agli altri e ho detto ok, sono bellissime queste, tutte a cioccolato bianco. E niente, questo è tutto quello che io ho preso al Lidl per la settimana di Halloween. Vi ho detto che era un video velocissimo e soprattutto c'erano pochissime cose, anche perché purtroppo io ci sono andata di domenica e non c'era praticamente più niente.
E non c'erano neanche le pizze, quelle surgelate, niente proprio. Quindi mi sono dovuta accontentare di questo. E niente, io vi mando un bacio. Spero che anche voi riusciate a trovare queste cose se vi interessano. E vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia dato degli spunti per festeggiare con i vostri bambini questa giornata di Halloween. E niente, io vi mando un bacio. Ciao a tutti!